unicorni. Oggi c'è Andrea e quindi se vlogga e se monta. Se monta, se vlogga, se costruisce, se sistema, perché è arrivato il momento di montare quell'affare che avete visto in un precedente video. Ve lo ricordate? Quell'affare grande con tutti quei cassettini, quelle cose ancora. Ora, lo andiamo a vedere. Smontare. Sì, perché ancora praticamente non abbiamo fatto nulla. Sono passate settimane e io ancora non ho sistemato la mia postazione. Va bene, rimediamo oggi, quindi cominciamo a spacchettare tutto. È tutto già pronto nel tappeto. Hai preparato anche il trapano? Sì, sì, ho già anche caricato la batteria. Perfetto. Vedi che sono allora bravo. Siamo pronti? 3, 2, 1, iniziamo! Via. Allora, qui abbiamo tutto pronto, il pezzo forte, gli accessori, il taglierino per spacchettare tutto. Vita, dai, iniziamo! Ma scusa, tu sbadigli. Un attimo, mi sto rilassando perché poi dovremmo smontare tutto, sistemare tutto. Io già. No, ma dobbiamo lavorare. E ora, non vedi che mi sto rilassando? Sei contento che sto utilizzando il tuo bellissimo regalo? Cioè, allora silenzio. Ah, ma lo stai utilizzando? Allora ti piace? Funziona? Assolutamente sì. Per chi se lo stesse chiedendo, tipo, ma che cos'ha Corinna al collo? Un collare? Sì, in teoria è un collare per la cervicale. Perché come sapete, ve l'ho detto mille volte. Sì, soffro di cervicale. E il nostro Andrea mi ha fatto un regalo pazzesco, ovvero un collare per la cervicale che ti va a massaggiare la cervicale. Si riscalda, però con una tipologia tense, quindi non ci sono quei cosi che farò dietro la testa che non li sopporto. Manda delle piccole vibrazioni che mi rilassano totalmente. Quindi hai il collo bello caldo caldo. Sì, adesso tipo ho finito, sono bollente. Guardate che carino. Cioè, sembrano delle cuffie, però non sono delle cuffie. Però non sono delle cuffie, perché ha praticamente questi cosini qua che mandano queste onde, ragazzi, che secondo me sono veramente spettacolari e mi vanno a rilassare i muscoli, soprattutto quando gioco alla PlayStation. È veramente carinissimo. E poi anche il telecomandino per regolare l'intensità. Guarda che carino. Ma è bellissimo. Sì, per regolare l'intensità del calore, delle onde che devono arrivare. Niente, lo amo. Grazie mille, Tato, per avermelo regalato. Vabbè, lasciamo il link giù in descrizione, così dove l'ha preso Andrea. Lo potete prendere anche voi, comunque, i vostri genitori, perché sì, tutti noi soffriamo di cervicale. Arrivate ad una certa età e niente, ora lo poso perché dobbiamo lavorare. Vabbè. Dai, lo posiamo, ma già sono bella che pronta, ho il collo tutto sistemato. Dai, possiamo iniziare, via. Allora iniziamo, posiamo. Guarda che carino, tac. Ah, ma il telecomandino si attacca magneticamente. Già, ma tu questo non lo utilizzerai mai perché è solo mio. Allora lo vado a posare. Va bene, nel frattempo io comincio qua a spacchettare un po' di roba. Allora. Ah, mi siedo perché ora sono super mega iper zen e rilassatissima. Allora, questo qui ve lo ricordate? Questo Scadis di Ikea è praticamente, come si può definire, una bacheca. Non mi veniva mai il nome, ogni volta non mi viene il nome di dire bacheca, cioè non riesco a dire la parola bacheca. Allora io direi intanto di iniziare ad aprire questi perché non vedo l'ora, ma sono i contenitori dove io andrò a mettere le cose di make up per la sistemazione. Oh, finalmente li posso aprire. Oh, finalmente. Oh. Sì, come ti... Ah. Attenzione. Mamma mia, ragazzi, guarda, traccone più assoluto. Ah, questi qua sono tre. Sono tre e si possono praticamente poi posizionare sopra questa bacheca. E sono, guarda te. Bello così. Ora poi capirò meglio perché ho paura di che cadono. Ma ne vedremo delle belle, mi auguro che non si rompa nulla. E ho preso queste tre che possono essere sia messe vicine, tipo queste confezioni vicine, oppure no, anche separate. Poi ho preso le mensole, che secondo me le mensole sono importantissime, soprattutto magari per mettere qualche palette. Boh, ancora non so veramente cosa mettere. Mamma mia, è rigidissima. È rigidissima, perfetto. Ok, già questa cosa mi consola parecchio. Un'altra, ne ho prese due. Oh, ok. Ecco, sembrano belle solide. Sembrerebbe di sì. E poi questi qua, che sono dei contenitori, che adesso sto notando che erano bianchi, perfetto. E non sono trasparente come i precedenti, dove in teoria, ok, non c'è il sopra, perché io volevo mettere ad esempio i pennelli. Ora però devo capire come mettere i pennelli, se metterli tipo uno di fianco all'altro oppure sfalsati, e qui uscirò pazza. Va bene, apriamo anche gli altri. Oh, ok. Tu sei pronto già a montare tutto, vero? Sì, sono pronto. Ok.
Perfetto, olè, e anche questo è fatto. E adesso praticamente l'unica cosa che manca è proprio la nostra bacheca. Quindi come la posso aprire senza fare danni qua? Vediamo. Attenzione. Non ma fare... scusa, ma questo qui non è Gennaro? No, questo qua praticamente è un lontano zio. E come lo chiamiamo? Di Gennaro. Cercate voi il nome di questo lontano zio di Gennaro che è gigantesco. Che poi in teoria c'è scritto dietro Dexter, ma Dexter è la macchina, non posso chiamare Dexter un coso. Però comunque scegliete voi, perché voi scegliete sempre tutti i nomi più belli. Ok. Apriamo. Ti anche aiuto. Andrea vuole partecipare. Ok. Uscirà. Che è questa puzza? Mamma mia che puzza! Ma no! Vabbè dai, intanto... No, è il cartone, sai, apriamo. Fortunatamente, non è questa. C'è il cartone. Ma manca qualcosa. Cioè? Dove sono le viti? È qua. Dove? Ah, vabbè ragazzi, no, ho detto ci hanno fregato. Ok, fatto. Siamo. Allora, questa cosa qui, questa bacheca, andrà poi messa nella stanza degli animali, dove io ho la mia postazione make-up, perché adoro truccarmi e sistemarmi la mattina e vedere i miei piccoli animaletti dolci e coccolosi che mi chiamano. Non si esce! Perfetto! Allora, sto coso che è? Cos'è per te? Cos'è per te perché devi montare tu? E questa cosa è una bacchetta magica. Mi sa che mi divertirò un sacco. Così. Ma non okay. Sei Hermione. Cioè, al limite potevi dire Luna Lovegood, che io amo alla follia, zio Voldy. Quindi contentissima di non essere Hermione. Ok, detto questo, mi sa che è arrivato il momento poi di fare i buchi, di sistemare. Aiuto. Che stai facendo? Olè. Olè che cosa hai fatto nel muro grigio? Ma tanto ci va il pezzo di sopra poi. Verrà coperto questa cosa. Certo che viene coperto. Ma che cosa hai in mano? Fammi vedere. È la matita Scusa, ma Andrea può prendere le misure con la matita mia della legami degli unicorni? Ma se questa passa il convento, ce l'hai tu, scusa, non è che cosa abbiamo non è che mia. Ah. Abbiamo tutti i vari attrezzi, il trapano pronto, okay. Vari accessori, la mia cassetta degli attrezzi. Oh, ora ti chiamo Andrea tutto fare. Ok, tra hai letto bene le istruzioni, signorino? Ovviamente. Bene, okay. Tra l'altro mi sono munito di occhiali, se no non vedevo niente. Bravo. Allora possiamo... E adesso che farai? Possiamo fare i buchi. Mamma mia ragazzi, no, ho paura. Olè. Brano comunque... Ci siamo? Sì. Spero di non fare danni. Sì. Allora. No, con calma tu concentrati, io ti riprendo ma tu concentrati. Tre. Due. Uno. Dove buchiamo dall'altra parte? Come dove? Nel bagno. Nel bagno? Sì. Vabbè, tre. Ma perché arriverò di là? No. Ah. Allora, il tassello è profondo così. Ah. Quindi vabbè, devo fare... Ok. Vabbè, all'incirca così. Mamma. Ho paura. Andiamo? Sì. Che cos'è stato? Tranquilla. Ma... Controllo il bagno. No, vita, ti ammazzo. No, vita, dimmi che è tutto a posto, controlla. Tutto a posto. Mi sono preso un infarto, ok, ho sentito il colpone, ok, va bene. Buco fatto, ora fai gli altri e poi vediamo il resto. Mamma mia. Ok, e la barra è stata messa, ma siamo sicuri che doveva essere messa così e non invece al contrario? Non lo so, lo scopriremo solo montandolo. Vabbè, e questa è stata messa. Ed è montata. Ok, dopo lo spavento di prima, che mi sono veramente spaventata, ma anche Andrea si è spaventata. E da Andrea tutto fare e tutto senza punta, vabbè. Già l'ho tolta. E qui è tutto fatto, adesso andrò a mettere le cose di sopra. Ma guardate già che bella. Abbiamo posizionato tutto. Io stavo già facendo la prova con i pennelli. Devo dire che Andrea è stato veramente bravo. E questo coso di Ikea è spettacolare. Coso, che poi è una bacheca. Corinne, si chiama bacheca. È veramente bello. Adesso metto le ultime cose e vi faccio vedere il finale. Ed eccolo qui il risultato finale. Sono super mega iper soddisfatta. Fatemi sapere giù nei commenti se vi interesserebbe magari vedere un video dove spiego tutto quello che ho messo qui, fra i pennelli, fondotinta, tutte le mie tinte labbra dorate, poi le varie creme, sieri. Fatemelo sapere giù nei commenti.
Che ne pensi? Sei stato super bravo, tranne per quello spavento che mi ha fatto prendere, che veramente ho avuto tanta paura. Capita, capita. Però sei stato veramente bravo, sono super mega iper soddisfatta. E niente ragazzi, noi vi mandiamo un grandissimo bacio, super mega iper buccioso. Vi vogliamo bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni. Ciao. E adesso che faccio? Niente, pensiamo al prossimo mobile da montare.